quarto di secolo fa parlavamo di giudici avvicinati, di processi aggiustati, di avvocati di corridoio. Era un linguaggio, un glossario mafioso che, frequentando quel palazzo di giustizia che lei conosce bene, e ci abbiamo tirato fuori con Peppe, con Giuseppe D'Avanzo, questo libro La giustizia è cosa nostra. Secondo lei ha un'attualità nell'Italia di oggi, dopo tutto quello che è accaduto dal 92? Allora, poi? Ha una grande attualità, perché indagare e cercare le motivazioni di processi, di soluzioni giudiziarie che riguardano tutta quanta la collettività è qualcosa che è attualissimo e va fatta anche per comprendere meglio le cose di oggi. Quindi avere fatto la riedizione di questo libro è una cosa veramente importante, oltre che un omaggio a Peppe D'Avanzo, che ricordo con commozione per la sua passione, il suo impegno, la sua professionalità. Si ricorda le chiacchierate quando era procuratore, sì, e anche procuratore e procuratore nazionale antimafia, le analisi che facevamo insieme sui fenomeni, con quelle informazioni che ci scambiavamo, che però erano con il rispetto dei reciproci ruoli, ma che davano la possibilità di avere da due osservatori diversi, quello del giornalista che è nel sociale, che però segue anche dall'esterno la magistratura, e quello che dall'interno vedevamo noi come magistrati. E quindi un fenomeno mafioso che comunque purtroppo è sempre attuale. Posso dirle una cosa? Secondo me qualcosa l'abbiamo sbagliata tutti insieme. Abbiamo capito in ritardo, un po' tutti, come la mafia si trasformava, come tornava se stessa, come si riappropriava della sua natura. L'abbiamo capito tutti insieme con un po' di ritardo. Forse se c'era Peppe ci dava un aiuto. Senza dubbio Peppe era un anticipatore di quello che poteva succedere. Sembrava quasi che avesse la sfera di cristallo e riusciva a prevedere le evoluzioni dei fenomeni. E abbiamo registrato sempre in ritardo quelle che uomini come Falcone o come Peppe riuscivano a intravedere in anticipo. E quindi gli errori certamente, però ci è servito, ora dovrebbe servire questa esperienza per comprendere bene come un fenomeno che sembra invisibile invece ancora esiste. E è ancora più pericoloso perché probabilmente è diventata economia reale. Quando la mafia spara, anche per noi giornalisti, quando si manifesta violentemente con le armi, con le stragi, con gli attentati, è facile descriverla. Quando la mafia non si manifesta con la violenza e le armi, per noi è molto difficile, ma credo che anche lo stesso e vale anche per i magistrati e per le forze di polizia. Difatti indagare sui fenomeni noti, sulle cose che cadono sotto la percezione di tutti è facile, ma per esempio riuscire a comprendere che se in un determinato territorio c'è una serie di attentati dinamitardi, per esempio a esercizi commerciali o a imprese, non puoi aspettare a indagare che scoprino i noti responsabili di quel fatto singolo. Devi incominciare a indagare su un fenomeno che c'è dietro. Questa è l'intuizione di indagare non solo sulle cose note, sui fatti noti, ma incominciare a intravedere cosa c'è dietro, perché i fenomeni criminali e le manifestazioni anche simboliche, singole, criminali, hanno dietro certamente qualcos'altro che bisogna indagare. Questo vale sia per il giornalismo oggi, secondo me, che per la magistratura. Si indaga molto sul noto, l'ignoto rimane ignoto. Eh sì, purtroppo sì. Del resto abbiamo milioni di processi che rimangono contro ignoti in Italia ogni anno.